Pronti? Uno, due, tre. Primo segnale subito valido e vediamo subito le posizioni con uh, Today Winner Font che Numero va... A 4 come Numero 4 da Granite di squalificato. Era prevedibile, in seconda posizione c'è Barbarossa Griff, mentre non perde tempo Donner Lunare per portarsi all'esterno e andare all'attacco di Today Winner Font. Insiste Donner Lunare che ricordiamo è guidato da Federico Esposito in luogo di Alessandro Cocciodoro, passa dopo meno di 400 metri del leader. Today winner front in seconda posizione precede Barbarossa Griff all'esterno c'è la progressione di Calvados B che ha già recuperato la penalità e va in breve a portarsi sui primi raggiungendo il sediolo di Donner Lunare dopo nemmeno 600 metri di gara, quindi con uno strappo notevole. Va ad impegnarlo subito. Calvados B che insiste su Donne Lunare a contatto, cerca di rimanere. Today Winner Font. Poi c'è Barbarossa Griffin. Intanto gli 800 se ne vanno con i due che lottano già con un eh, parziale in 14 e 5. Si arriva così al completamento del. 800 metri delle chilometri in 1,16 e 4. Vediamo intanto i due che continuano a darseli di santa ragione, poi riprende una lunghezza abbondante di margine. Donner Lunare su Calvados B, rientra bene Winner Font in seconda posizione mentre cala di schianto Calvados B. In terza posizione c'è sempre Barbarossa Griff che ora ha spostato. Poi vediamo Demetra JVS e gli altri. Intanto in seconda posizione è passato proprio Demetra JVS. Numero 7 con Gianna squalificato. Ah, lunare, lunare a 250 dalla conclusione. Cala anche today winner Font e cerca di. Attaccare Demetra JVS che va all'interno nelle battute finali, Donne Lunare un po' in difficoltà nelle battute conclusive. Ma controlla fin sul palo tutti i tentativi di Demetra JVS, che è seconda. Al terzo finisce il numero 9 Alabama Monroe, al quarto è Barbarossa Griff, e poi bisogna vedere per il quinto. Intanto 1-15-9 ufficiale, io qualcosa a meno. Andiamo a rivedere la vittoria di Donne Lunare per Federico Esposito e Training di Alessandro Gossadoro che oggi fa Tris in giornata. Il secondo posto per Demetra JVS che finisce molto bene comunque all'interno. Al terzo è il numero 9 di Alabama Monroe che precede Barbarossa Griff al quarto e ora vediamo per il quinto dovrebbe essere il numero 3 ancora Today Winner Font a conquistare appunto la quinta piazza valevole per il quinte da confermare ovviamente 27913 questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo che non lascia scampo ai penalizzati soltanto Alabama Monroe riesce a inserirsi nella terna come terza la vittoria è per Donner Lunare su Demetra JVS terzo posto per Alabama Monroe quarto per Barbarossa Griff probabile quinto per Today Winner Fonte è tutto per questo convegno di corse. Aspettate naturalmente l'ordine d'arrivo ufficiale. L'appuntamento è per giovedì prossimo.